poco tempo prima che vai, per dirti tutto ciò che non ti ho detto mai. Intanto scende la sabbia e io divento di un'altra. E mi resta poco tempo prima che vai, per dirti tutto ciò che non. Allora, benvenuti amici di Intervista al Rapper. Oggi siamo qui con un ospite che poi rivedremo in un'altra intervista. E praticamente pochi giorni fa è uscito il suo disco che io ho ascoltato e che voi dovete comprare, che ho comprato anch'io e che consiglio a tutti di ascoltare comunque. E siamo qui e ti ringraziamo comunque di aver accettato l'intervista per parlare un attimo proprio del tuo disco. La prima domanda che ti poniamo è: perché hai scelto proprio questo titolo comunque? Allora, questo titolo del disco parte tutto da un, insomma, si chiama Raccontarti con il cuore, no? E ho deciso comunque di raccontare delle situazioni che mi sono successe comunque in un disco intero con le canzoni. Quello che ho fatto è stato praticamente semplicemente raccontare dei fatti, no? Perché molti dicono, vabbè, le canzoni tutte magari le fai così, sì, sì, ti inventi gli argomenti, queste cose qua. Invece devo dire che non completamente, ma la maggior parte delle tracce sono riferite, ecco. Sì, sì, infatti sono molto, comunque a me, cioè metti i brividi comunque. E invece dopo analizzeremo ogni traccia, così ci direi qualcosa su ogni traccia. Invece come tempistiche comunque, quanto ci hai messo? Comunque è un capolavoro come CD. Sì, guarda, ci ho messo esattamente più o meno un anno, diciamo. Perché all'inizio avevo fatto comunque delle tracce, no? Siccome col tempo la voce comunque cambia, queste cose qua, ho deciso di lasciare comunque le tracce prime e quelle dopo comunque inserirle cambiando comunque, cioè nel senso alcune cose, la voce l'ho lasciata più o meno uguale e ho inserito invece degli artisti che comunque stimo molto. Sì, infatti ho visto comunque tra i featuring ci sono tanti nomi noti comunque. Esatto. E vabbè, poi li diremo in seguito, sì, quando dopo è... Infatti adesso poi dopo ti pongo una domanda su questo comunque. Ok, e niente, ho comunque è stato un lavoro abbastanza duro. Sì, sì, cioè nel senso questo qua è davvero, una volta giunti alla fine del percorso sono davvero soddisfatto. Praticamente diciamo. È una tratta al mese, si può dire, quasi. Cioè a cui sì, hai lavorato, che vuol dire che non è una cosa senso di dire proprio ti hai lavorato un po' di ogni tratto, cioè, anche se studiato. Comunque adesso ho fatto moltissimi video, ne sto facendo uno ogni 20 giorni. Sì, sì, ma infatti comunque sei sempre preso, infatti noi siamo riusciti a rubarti del tempo comunque tra tutte le... Avete beccato un pomeriggio libero. E poi invece un'altra domanda che ti volevo porre, come è stato collaborare con gli artisti che ci sono dentro il disco? Allora, molti già li conoscevo. In particolare uno che ringrazio Falco Gabri, che è un mio compagno d'avventure, davvero abbiamo passato di tutti i colori con a che punto sei, cosa facciamo, è un bordello così. Adesso probabilmente faremo magari un disco, un EP, diciamo qualcosa insieme, che sono curioso di vedere come va. E qua invece è andato molto bene e con gli artisti che ho deciso di collaborare, e dicevo, molti già li conoscevo. Invece altri, tramite canzoni che facevo così, li ho contattati, diciamo, o viceversa, e ci siamo messi d'accordo comunque per collaborare, poi comunque ho scelto gente che... Sì, sì, comunque gente che è brava, che merita comunque, sì, secondo sì, me. Sì, sì, certo. E invece, adesso volevo analizzare un po' ogni traccia, ma proprio due cose, due informazioni su ogni traccia, sì. Comunque, pare che la copertina è fantastica comunque. Cioè, hai lavorato anche tu alla copertina, allo studio? Sì, abbiamo lavorato ovviamente insieme a un mio amico che fa il grafico, che andava diciamo a scuola con me. Sì, no, perché comunque la copertina è... Sì, 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 che lui è, cioè, un mostro, Andrea Rosa. Ah, ok. E abbiamo fatto questa grafica sia dietro, cioè il retro, sì, sì, copertina, che interni. Sì, sì, infatti anche l'interno. Abbiamo scelto, esatto, poi comunque con le stampe, queste cose qua, abbiamo scelto il cartonato che sembrava più particolare, capito, invece che il solito disco, quello plastificato. Sì, 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 no, che è anche originale comunque come cosa, secondo me. Il primo disco, secondo me, sì, andrà bene così. Adesso puoi parlarci comunque dei tuoi ultimi lavori, tipo Contro me stesso comunque. Sì. Cioè puoi parlarci di come è nato il titolo, perché hai scelto questo titolo. Guarda, questa traccia è stata, io già da quando ho avuto la base dal mio produttore che è Sam Lover, che saluta anche lui,
e avevo già in mente proprio di parlare un po' di me stesso, ma non in modo positivo, no? Magari un po' autocritico, diciamo. Quindi avevo già pensato magari anche un'idea del video figa e volevo tirare fuori un po' di cose personali, diciamo. Questo, no? Che è comunque della vita di tutti i giorni, e abbiamo utilizzato questa idea qua del bambino come riferimento, che comunque all'inizio lo aggrediscono tutti, non si trova bene. Sì, però infatti mette comunque, poi comunque ci può, non si può dire che ovviamente tu riesci sempre a toccare nei video, comunque cioè lasciare un segno. Mattia Biancardi è un altro genio. Sì, ma anche tu comunque rimani sempre impresso, e proprio di quello volevo chiederti, impresso in un tattoo, come è nato comunque? Allora, impresso in un tattoo è una cosa che praticamente più o meno mia, diciamo, no? Che io avevo pensato a una storia, perché quella storia lì è metà vera e metà no, no? Avevo pensato a una situazione figa dove il ragazzo comunque ha a che fare con la musica e l'altra lavora, università e robe varie, e si ritrovano solo la sera, capito? E avevo pensato a questa idea qua con lui che pensa solo alla musica, lei che studia, come unire le due cose. Sì, come. E niente, è venuta questa idea qua, poi con la partecipazione di Giulia Stolfi. Sì, ha una grande voce. Brava, io ho sentito lei cantare, ma ti dirò, a cavolo, no? E ho detto, vabbè, proviamo a fare un pezzo. E è venuto da Dio. Sì, ho trovato proprio la melodia giusta, ritornare tutto e con nel totale, diciamo, alla fine è venuto un bel lavoro. Invece se parliamo di quella che ovviamente lui sa, tra tutte le belle tracce del disco che sono stupende, la mia preferita, Outland, che secondo me è un capolavoro. Allora, questa è qualcosa di speciale, perché noi eravamo partiti dal titolo, cioè il titolo, e abbiamo costruito la canzone e il video la sopra. Storia, è la prima che ho fatto così, e l'ho cantata insieme a Tralez, e niente, io l'ho contattato a lui, comunque ci eravamo già sentiti per dei lavori prima, no? Non avevamo trovato il tempo, ho detto guarda, ho questa base qua, lui gli è piaciuto subito, ho questo argomento, diciamo, no? E che praticamente l'idea era di. Si chiama Hourglass Ragazza Tempo. E lei che comunque viaggia nel tempo, no? A ritroso. E infatti nel video si vede anche questo. E io parlo di questo di me in questo caso, che ricordo lei, insomma. Okay. E niente, col tempo che passa la sabbia. Poi comunque è molto toccante, cioè, è rimasta molto. E intanto che passa la sabbia, come dice la canzone, diventa di un'altra, cioè il tempo che trascorre. Sì, intanto comunque non c'è un. Ricordando lo stesso lei, però stando con persone diverse. Sì. Invece per l'ultima volta, come. Per l'ultima volta io mi stavo facendo i cazzi miei sul divano, non ho proprio detto così. Ah, proprio. Proprio così, sul divano a guardare Dragon Ball, no? Sì, sì. Lì. E mi ha scritto il mio regista comunque di video, no? Ma guarda che c'è. No, all'inizio mi ha scritto un ragazzo, Zago, canto con lui. E mi ha chiesto di fare comunque un pezzo, no? Il mio regista lo conosceva, fa guarda, secondo me potrebbe nascere una bella canzone, sempre su base di Sam Lover. Niente, io sono detto ragazzo, ho detto secondo me sì, siamo partiti da. Il titolo invece qua è stata l'ultima cosa proprio della canzone, perché siamo partiti da una base raccontando comunque gli ultimi istanti di una storia. Ok. Capito? Ricordando i momenti intensi della fine, come penso tutti abbiano. Sì, assolutamente. E niente, raccontando questo magari racconta più o meno una storia, diciamo, però come dice il titolo, per l'ultima volta, nel senso che ricordi un ricordo, in questo caso, per l'ultimo, cioè nell'ultimo istante, e niente, alla fine è nata questa canzone qua con lui, mi è piaciuta molto, anche il ritornello, grigio e tutto. Poi comunque, cioè, ci sarebbe da aprire un capitolo assurdo se abbiamo parlato di tutte le tracce del disco. Tutte il disco. Infatti se no poi dopo non sarà lì, però comunque. Adesso invece la domanda è, cioè, voglio che. Cioè, proviamo con. Cioè, se dovessi convincere qualcuno a comprare il tuo disco, perché uno dovrebbe comprare il tuo disco. Dopo do le mie motivazioni, poi dopo. Cioè. Due parole, sincero e emotivo. Perché, allora, vabbè, sincero perché comunque quello che racconto e non lo sono quasi mai, cioè nel senso neanche quasi mai,
mai inventato, diciamo. Quello che ho raccontato mi è o successo o comunque sono cose di tutti i giorni che la gente vive. Sì, sì, no, quello sì. Sincero, cioè, situazioni comunque di tutti i giorni. Esatto, quotidiane. Sincero per questo motivo, e emotivo, vabbè, è uno per il titolo del disco, sì, che è raccontarti, sì, con il cuore. Sì, sì, già gli dice comunque tutto, secondo, esatto, me. Esatto, e emotivo perché comunque ogni canzone descrive una situazione diversa, sia sentimentali che problematiche, riferite a me, riferite ad altre persone, riferite... No, poi comunque secondo me poi è bello perché comunque uno può immedesimarsi in tante situazioni. Esatto, cioè penso che comunque... c'è chi può comunque finisce da una storia, può rivedersi. C'è chi finisce per una storia e può ascoltare canzoni, sì, ricordando. Sì. C'è chi la sta iniziando, sì, sì, esatto, e può comunque sognare delle cose, sì, sì, esatto, canzoni. Esatto. C'è chi la sta vivendo e c'è chi ne sta trovando un'altra o sì, sì, l'ha persa. Secondo me infatti merita comunque. Poi ci sono anche racconti anche dei problemi, cioè da bambino, robe qua, cose di sì, sì, no, sì, cioè tocca tutto, infatti secondo me sei stato il gambo comunque variato su tutto, non sei stato solo su un argomento. No, no, infatti ho deciso di farlo comunque stile hip hop melodico. Sì, 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 infatti è stato un capolavoro secondo me. Quindi grazie. Allora voi comprate il disco, yeah. E poi noi ci rivedremo invece per la prossima intervista che comunque stiamo elaborando, che abbiamo già comunque elaborato. Quindi ti ringraziamo, io garantisco per il disco, a voi. Un grande amico e anche un grande cantante, che è Shamsi, yes. Intervista a Rapper.